Ragazzi, vi ricordo che questa sera alle 20:30 sono in live su Twitch, quindi mi raccomando, non perdetevela, link in descrizione. Ragazzi, finalmente ci siamo! Mia sorella incontro Nate per la seconda volta, sarà forza di qualcosa! Non sono felice, Nate, non sono felice! Perché non sei felice? No, non lo so, non sono felice! Nate, dì anche tu qualcosa! Non lo so, falla giocare al posto tuo, Zerbi, almeno magari boh, si diverte. No, non è Nate, lì, poi digli questa cosa, diciamogli le cose serie. Sara, te lo dico io, glielo dici tu, Nate. Cosa facciamo, fra? Glielo dico Bro, io. A me non piace vantarmi, vabbè, diglielo tu, va. Vabbè, Sara, te lo dico io, mi ascolti? Dai, dimmi. Allora, praticamente Allora, lui solitamente quando si presenta con delle ragazze tipo te, soprattutto se queste ragazze sono, capite, un pochino così carine, quindi non te, però è... Quando lei si presenta con delle ragazze, solitamente non gli dice mai questa cosa che ti sto per dire. Perché poi dopo quando gliela dice, delle ragazze lo vogliono, capito? Non gliela dice mai, però effettivamente me lo stai dicendo. No, ormai l'hai già conosciuto una volta, avete fatto amicizia, eccetera, eccetera. Cioè, comunque adesso vi state sentendo tu e lei, lo sbaglio, Sara? Cioè... No? Come no, vi siete scritti comunque abbastanza molto spesso. Sì, cioè tutti i giorni io gli raccontavo. Sì, infatti, cosa ogni mattina, buongiorno, buonanotte. Sì, buongiorno, buonanotte con i cuoricini, vi scrivevate. Sì, proprio così. Esatto. E quindi io direi che comunque è arrivato il momento di dirti questa cosa, giusto, Nate? Dimmi. Allora, Sara, vabbè, fra, glielo devo dire, fra, è giusto che io glielo dica. Allora, Sara. Vabbè, diglielo. Glielo dico? Sara, Nate ha 1,5 milioni su TikTok. Cioè, capito, lui è così. Che io non l'abbia mai visto. Sarà perché perché sono nella community internazionale inglese, non faccio quella italiana, per questo non ti compaio né per te. Lui non è italiano, sarà lui alla community inglese, cioè lui ok, è un livello superiore, capito? Ok, lui è proprio Hai capito? E quindi aspetta, sarà un secondo. Lui comunque è molto bello, te lo ricordi com'era? Sì, è mulatto con i capelli ricci. Esatto. Scuri. Nail da me, Nail. Arriva. Corri, fra, come un zimbello, un flagello, un mannello. Fra qua. Madonna, questo arrivo, però tranquillo. Nei, se non corri da me, fra, io muoio veramente. Non puoi permetterti di fare una figura di questo tipo. Vai, Nei. Sta arrivando altro da dietro, Derby, sei da solo. Tranquillo, da solo, te lo dico. L'ho morto, che cavolo ho detto, fra. Ce la fai? Allora, ce la fai, Nei, chiedi se ce la faccio io. Fra, io ce la faccio sempre. Sara, che cazzo stai dicendo? Sarà, ho due kill. Ok, allora sei fortissimo. Li ho annientati. Allora, Nei è un pochino più forte di me, cioè soprattutto poi quella ragazza, comunque. Sì. Nei, ma sbaglio. Allora, aspetta, Sara, ti dico una cosa. Nei, dopo ti deve chiedere una cosa, giusto, Fra? Ho paura, No, okay. Vabbè. Ma come no? Nei, prima mi ha detto, dai, Fra, poi dopo gli chiedo quella cosa importante. Ti ricordi? Ma che cosa? Stai inventando tutto. Ma cosa stai dicendo? Avevi detto che gli avresti chiesto una cosa dopo. Dai, non fare lo storto. Cosa gli dovevi chiedere? Niente, zio, ti giuro, niente. No, ragazzi, fidatevi, ora è un po' così. Nail, dai, dopo glielo chiedi. Però, cioè, sei sicuro, Nail? Dai, Nail, non ti vergognare, dimmi. Dai, Nail. Cosa? No, non devo dire niente io, niente, ti giuro. Dai, Fra, non fare il timido, forza, dai, ormai lo sai che ti devi chiedere. Dopo lo dico. Dai. Te lo dice dopo, va bene? Dai, va bene. Ok, allora. Ma se me lo dici, Nail? Sara, però è una cosa. Aspetta un secondo, Sara. Però promettimi che gli dici di sì, va bene? No. Come no? No. Voglio prima sentire la domanda. Cioè, la proposta. Non lo so. Ma è la proposta? Gli vuoi proporre qualcosa tu, Sara, per caso? Che è un matrimonio. Un matrimonio? No, stavo scrivendo una battuta. Ma come era una battuta? Vabbè, Sara, comunque ti volevo chiedere. Hai detto che comunque ti piacciono quelli come Nail. Cioè, cosa stai aspettando, Sara? Ma cosa? Hai detto che non l'ho mai visto. A parte, Nail non mi ha ancora mandato la sfilata con i tacchi, No, Nail. Dai, Nail. Diciamo che momentaneamente sono in vacanza, quindi non posso sfilare. No, ti spiego, Nail adesso è in vacanza a Dubai. Sai dov'è Dubai? Sì. Costa tantissimi soldi, ma comunque lui se lo puoi permettere. Okay, certo, okay. Ricco, com'è? Sì, Giancarlo. Sì, più che altro ricco, bello, quindi le aziende lo pagano. Purtroppo non ha una ragazza. A lui comunque gli piacciono solitamente quelle di 12-13 anni, giusto, Nail? Sì. Sì, a lui comunque gli piacciono quelle lì. Quindi, capito, starebbe cercando una ragazza. Sì. Capito? Sì. No, quindi, capito, io consiglio di... Consigli? Tu conosci, sarà qualche ragazza adatta a Nail?
No, Neil, mi dispiace. Neil, tu hai qualche proposta? No. Non so, qualche ragazza. No, bro, non trovo nessuna, quindi Riff, cioè. Cavolo, non... sarà anche Neil, non trova nessuna ragazza. Come si potrebbe fare una soluzione? Non lo so, Neil, veramente non lo so. No, una soluzione, se dai. Se ti aiuto a trovare qualche ragazza, però. Sì, sì, magari con le ricerche di Google oppure su quelle su YouTube, esatto, si potrebbe trovare oppure qualcosa. Oppure, non so, qualche tua amica, oppure che cavolo ne so, dai, cioè. Esatto, qualche mia amica, proverò a chiedere. No, pensaci bene adesso, dai, fai qualche proposta, Sara, ma forza. Ma le mani così? No, sto muovendo la tastiera. Okay. Qualche proposta? Non lo so, Neil, veramente non lo so. Ma come non lo so? Vabbè, niente, Neil, vabbè, lei, forse Neil dopo forse una proposta ce l'ha, però non lo so, non so se è per te, cioè per te, nel senso, dai, non per te, per te. Sicuramente forse... non è per te, cioè. Beh, cosa ne sai? Ci interessa. No, stavo dicendo che comunque sei una bella ragazza, poi non lo so, dalle foto sembra così, magari dal vivo sembri uno struzzo affogato, vabbè. Grazie. Non so. Allora, non so se prenderlo come un complimento o no. Comunque... Io non ho mai visto una tua foto, ti sei solo descritto. Vabbè, era una descrizione molto dettagliata. Molto dettagliata? Va bene, dai. Allora, ci penso, dai. Aspetto la tua foto. Ma, vabbè, sì, la foto. Vabbè, se mi cerchi poi magari su Instagram mi puoi vedere tranquillamente. Dai, dammi tu Instagram, come ti chiami? Nei, qui da me, fra, corri. Adesso te lo passo subito, vai tranquilla. Va bene. Dai, te lo passa anche per. Vai, Neil, fagli vedere. Vedi. Sono stato io che ho tolto tutta la vita agli avversari. Perché se fosse stata per Zerbi. Sì, esatto, saresti già morti. Lo so. Esatto. Cioè, poi tu lo vedi giocare morto, tuo fratello. Guarda. Ma sei tu questo? Ma che cavolo sta succedendo qui? Aspetta un secondo. Cosa è successo? Vai, Neil. Bang! Boh, li abbiamo distrutti allora, tutti. Allora, ancora in 20. Vabbè, e niente, dai, cosa mi dovevi chiedere? No, in realtà tu mi stavi chiedendo l'Instagram. Aspetta un secondo. No, allora, non lo stavo chiedendo, io stavo chiedendo una tua foto. Tu mi hai detto che per vedere una tua foto devi darmi l'Instagram. Allora io te l'ho chiesto. No, perché... Vabbè, aspetta, puoi passare un attimo le cuffie a Zerbi? Ma cosa mi devi chiedere? Aspetta un secondo, ragazzi, ci rimettiamo le cuffie, aspettate un attimo. Allora, Neil, forza, dai, dimmi. Però, stavo facendo in modo che lei mi mettesse il follow su Instagram, però sembra abbastanza scettica. Sara, ma tu non... Aspetta un secondo, Sara, ma tu un figo lo vuoi seguire su Instagram oppure no? Uno veramente bello lo vuoi seguire oppure no? Dai, va bene. Si chiama Neil Alts, cercalo su Instagram e seguilo, no? Sara... Va bene, lo farò. Okay, allora, ribadisco, soltanto per vedere una tua foto, Neil. Al privato, quindi... Sì. No, non vale. No, al privato, sono un influencer, cioè... Vabbè, è un influencer col privato e quindi per vedere una sua foto chiaramente tocca che lo segui. Ma cioè, un influencer però ha il profilo privatamente. Certo, nuove tattiche di marketing. Il profilo pubblico privatamente. Hai capito? Sono cose strane, tu non puoi capire, sei stupido, sei una bambina... Cioè, già che uno come Neil, capo con il padre investitore miliardario, tu è? San Carlo, esatto. Sta parlando con te, dovresti essere quasi emozionata. Guarda, Neil, sono veramente emozionata, mi metto a piangere. Guarda, dovresti anche perché, Sara, tu potresti anche fargli una proposta, dato che sta cercando qualcuno. Io devo fargli una proposta? Potresti fargliela. O sbaglio? No. O sbaglio, una bella proposta. Come no? Non credo proprio. Neil, pensi che Sara ti possa fare una bella proposta? Non so di che tipo di proposta stai parlando. Oh, non lo so, forse è simile alla stessa proposta che volevi fargli te. Ma io non devo fare nessuna proposta. Ma come? Neil, avevi detto prima che una cosa gliela dovevi chiedere, o sbaglio? No, te la sei sognata, zii. Ma me la sono sognata. Sai, tu ti ricordi che Neil voleva chiederti una cosa? Appunto. Una proposta aveva detto. Vabbè, facciamo così, a fine della partita te la fa. Va bene. Ma però gli hai dici te cosa no. Devi finire la partita velocemente. No, ma come glielo dico io, Neil, gliela devi dire tu la proposta. Una proposta comunque molto bella, interessante. Cioè, comunque una proposta. Sì, un contratto di lavoro. No, una cosa un po' più bella. È una cosa non da poco, Dai, voglio sentire, sono curiosa. Dopo te la dice, adesso si sta un po' vergognando. Dopo te la dice. Dai, ti capisco, Neil. No, in realtà sto tryhardando su fuori, non è che sto vergognando. Si sta vergognando, sai. Neil c'è gente. Fermo, tranquillo, ci penso io. Non c'è bisogno, così almeno mostro anche a Sara quanto sono forte, dai. Non c'è bisogno che... No, bro, dai, me l'hai rubato. Ma che rubata, l'ho annientato. Veramente, non puoi far fare tutto a mio fratello. Assurdo. Ma io metto white le persone e lui me le
me le ruba. Assurdo, sarà assurdo. Incredibile questa cosa, cioè. Non capisco come cavolo mi permetto di fare una cosa di questo tipo. È qua, è qua, è qua. Vai, dai, ce la possiamo fare, fra, solo nostro. Bianco un altro, bianco un altro. Tranquillo, tranquillo. Questo qui non è bianco, fra. Che cavolo stai dicendo? Ma che bro. Wow. Ma che... Vai tranquillo, bro, vai tranquillo. Nei qua, devi correre da me. Uno killato, vai tranquillo. Da me, corri da me, che corri. Nei mi killa. Bro, ne ho due. Niente, una pippa umana sarà. Cioè, veramente non si può. Ce la puoi fare, Fra. Dai, Fra, no, vai, Fra, stai, guarda quanto cavolo è forte. Madonna, un botto. Oh, 30. Vai. Oh, attenzione, uno morto. Allora, Nail, vedi, Sara? Guarda, no, vedi. Guarda con chi ti stai frequentando. Ah, Nail, un'altra domanda. Quanto sei alto? Sara, te la faccio adesso. 1,91. Ah, è vero. Ah, 1,91. Sì. No, 2 metri. Ha sbagliato a parlare. Ah, ok. Qualche volta Nail sbaglia a parlare, capito? Ma in realtà... dimentica le cose che deve dire. Esatto, ma in realtà è 2 metri, capito? Ok. Dai, Fra, ce la puoi fare. È tutto tuo, Fra. Guarda con chi stai frequentando. Dai, se fai la vittoria, ti dico che sei stato bravo. Ah, come dici che sei stato bravo? Vabbè, ma vai anche la partita proposta, che comunque poi la capirai. Allora, vai tranquillo. Mi raccomando, ricordati cosa c'è in palio in questo momento. Oltre alla win, l'orgoglio. Ricordati, Neil, cosa c'è in palio. Forza. Sara, ovviamente non intendo. Paura. No. Cosa è paura? Intendo che c'è anche in palio una win. Cioè, cosa pensi? Vai, Neil, ce la puoi fare. Vai, Neil, ce la puoi fare. Siamo tutti te. Oh, Sara. Vai, Neil. Sono in grinta, sono di qualcosa. Vai, Neil, ce la puoi fare. Vai, Neil. Sara, di qualcosa, qualcos'altro. Strong, bro. Ok, allora Sara, ascoltami bene. Ora manca l'ultima persona. E poi Neil avrà fatto la win. Da solo il ragazzo stai frequentando. Sta per vincere con 6 kill, Sara. Cos'era quello? Era un laser. Fra, è da qualche parte qua sicuramente. Pensa a cosa c'è in palio. Bravo, Neil. È il momento della proposta. Vai, Neil. Sara, ti andrebbe di finanziare. No!